cari telespettatori, ben ritrovati a conoscere i funghi. Oggi parliamo di un fungo che è particolare per l'aspetto e per la colorazione. Si tratta di un fungo completamente viola-nerastro che cresce nei boschi di conifera. Il nome della specie è Cortinarius violaceus, sottospecie Ercinicus, o da alcuni chiamato semplicemente Cortinarius Ercinicus. Il fungo è un fungo di taglia piuttosto grande, questi diciamo sono di taglia media, ma li può raggiungere in alcuni casi anche i 10-15 cm di diametro del cappello e anche come altezza un'altezza notevole. La superficie è inizialmente convessa, come si vede nei giovani esemplari qui accanto, poi diviene via via più spianata per divenire completamente spianata a maturità. La superficie non è liscia, ma è completamente vellutato, quasi squamettato, tutta la superficie, quindi presenta una peluria, una lanugine, delle squamettature sottili che hanno direzione verso il margine. Il margine è un margine sottile, leggermente più chiaro del resto della superficie, e sotto troviamo delle lamelle con colori, cioè dello stesso colore della superficie superiore, lamelle mediamente spaziate, quindi c'è abbastanza aria tra una lamella e l'altra, e poi troviamo un gambo cilindrico ingrossato alla base a formare un bulbo che tende a inglobare anche un po' di lettiera. Qui presenta anche un funghetto piccolo ancora attaccato. Se noi andiamo a tagliare il fungo ha una carne molto scura, è una carne che presenta questa colorazione scura quando è carico d'acqua, ma schiarisce particolarmente se si asciuga, se perde, se si disidrata il fungo. L'odore di questo fungo è un odore molto particolare, aromatico, da alcuni definito odore di medicinali o di farmacia. È un fungo che in alcuni testi è dato per commestibile, ma io vi assicuro che dopo un primo assaggio ho lasciato perdere, quindi non consiglio a nessuno di consumare questo fungo. Abbiamo incontrato oggi questo fungo particolare che è il Cortinarius violaceus, sottospecie Ercinicus, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova puntata.